Di pensioni e lei, insomma, inevitabilmente la leghiamo anche al tema delle pensioni. Il presidente del Consiglio Conte ha annunciato che non sarà rinnovata quota 100. È una buona notizia? Beh, guardi, io penso che sarebbe stato molto, molto difficile per Conte sostenere. Quota 100 sarà rinnovata. Primo, perché quota 100 è molto costosa. Secondo, perché noi, come vediamo tra un momento, stiamo chiedendo molti soldi in prestito e ci dicono tutti che questi soldi debbono essere utilizzati per lo sviluppo del paese, per fare occupazione, non certo per mandare in pensione a un'età più giovane le persone. E Bisogna Conte che le non ha parlato persone che stanno solo. bene di salute. Sì, Conte non ha parlato solo di quota 100, ma ha parlato anche di reddito di cittadinanza. Ha detto che c'è bisogno di una nuova progettualità. Poi abbiamo sentito Bonomi di Confindustria dire che deve essere smontato. Lo stesso Di Maio ha detto che deve essere migliorato. Sono in qualche modo messaggi che hanno anche a che vedere con l'Europa e quindi appunto con la richiesta importante che noi facciamo all'Europa dal punto di vista economico, secondo lei? No, hanno anche a che fare col fatto che nessuna riforma nasce perfetta. Però molti di quelli che oggi sostengono, beh, ma tutto è migliorabile, erano quelli che in maniera molto accesa, anche con un linguaggio duro e qualche volta persino violento, nelle parole, dicevano: ah, questo non va bene perché è stato fatto da quegli altri che avevano cattive intenzioni, erano servi di non so chi. Quindi, se facessero anche un po' di revisione e di mea culpa sulle loro posizioni del passato, sarebbero più credibili. Anche il reddito di cittadinanza è migliorabile. Io credo che abbia bisogno di una profonda revisione perché, come abbiamo detto molte volte, mescola due problemi che sono solo in parte sovrapponibili, e cioè il problema del contrasto alla povertà e il problema dell'occupazione. Aver messo insieme queste Le due due cose cose in un unico insieme non calderone con funzionano. persone non ha funzionato. In più, la mancanza di controlli ha fatto vedere che molte persone Ne hanno hanno avuto accesso a approfittato, questo tanti l'hanno reddito, chiamato il reddito di ne furbizia. hanno approfittato. Allora,